Ecco la stazione di Capo di Ponte. Bellissimo. È partito ora il treno per Edolo. Sono qua ad ammirare questa stazione tutta rifatta da poco tempo, cioè pochi anni. Guardate i comuni, che persone di progresso sono. Sono veramente dei lavoratori comuni. Non aspettarsi di niente da una persona normale nata in tempo passato dalla preistoria. E infatti qua, Capo di Ponte, risiede appunto il primo paese dell'epoca della preistoria. C'è l'arte rupestre, definito dall'UNESCO il primo paese, Capo di Ponte, dove hanno trovato disegni sulle pietre al parco di Nahuana. Sono andato a visitarlo 3 volte, anche da bambino, e sono ritornato nella terza età, perché sono molto interessanti i disegni che hanno fatto in epoca passata e sono stati scoperti dagli uomini attuali. Recenti, che è stato definito Capo di Ponte, il primo paese dell'UNESCO dove ci sono fonti primitive. E poi guardare questo bel cielo e il progresso che c'è alla stazione. E entrando in paese stanno rifacendo tutta la pavimentazione in piazza del paese. Ma guardate Aldo dove si trova ad ammirare le più piccole stazioni della Val Camonica. Guardate come si fa qua, guardate bene. Ecco, bellissima la sala d'attesa, bella per l'inverno, per troppo sole. C'è anche l'aria condizionata, c'è il monitor, c'è tutto, ma devo dire che i comuni sono ottimi lavoratori. E infatti ho conosciuto persone che hanno fatto soldi, lavorano tante ore al giorno, tante. Non è come l'Aldo che è un girovago o un viandante. Io la vita l'ho fatta a modo mio, in senso artistico, ma è molto difficile lavorare su pietra, nelle segherie. Guardate la pavimentazione di questa stazione, e per di più sono, ve lo dico subito, in Val Camonica Bassa, poi ritorno a respirare un'altra aria in Alta Val Camonica. Guardate la bacheca qua, Capo di Ponte. Vi saluto dal girovago della Val Camonica, ma ritorno ancora in Valtellina, perché ho imparato che da Edolo c'è un bus che va a Tirano-Sondrio. Ok, il mio continuo viaggiare insiste ogni giorno, anche perché qui c'è un'aria pura, salobre, dove vivere mi permette di camminare, non di essere un pappamola come a Milano. E saluto tutti, saluto youtuber e youtubisti che mi seguite nel mio canale. Venite in Val Camonica, vi dico che è una bella valle, oltre ad esserci lo studio dell'epoca passata, ci si rinnova a continuazione anche nella